soprattutto a nome del Presidente nazionale che sarà presente domani per le cerimonie che seguiranno per il centenario. Un saluto soprattutto al Professor Mondini che non è nuovo a collaborare con l'ANA, ho avuto il piacere anche di ascoltarlo a Milano in occasione dei 100 anni dell'associazione, è grande storico e al quale noi portiamo oltre che i saluti anche ringraziamenti per quello che fa, per le ricerche che fa nell'ambito storico. Un saluto anche dal Presidente Stefano Mari che arriverà fra poco e come diceva il Vice Sindaco è il completamento di un seguito di conferenze che abbiamo iniziato in collaborazione con il Comune. La prima l'abbiamo fatta sulla Prima Guerra Mondiale per quanto riguarda i volontari feltrini Feltre e Cadore sulle Tofane. La seconda è stata fatta dal Generale di Corpo Armata Tota su una ricerca che ha fatto sul salvataggio degli ebrei durante l'occupazione in Francia da parte del generale De Castiglioni, comandante della Tridentina, della Fusteria, che era una divisione alpina, e abbiamo concluso poi con il generale Mazzaroli che ha fatto un percorso della vita alpina da quando era entrato in accademia fino alla pensione, diciamo. Quindi il completamento con il professor Mondini che ci parlerà questa sera del Milito Ignoto credo che sia la giusta conclusione di questa serie di conferenze storiche che abbiamo organizzato noi. Poi ci sarà la maratona di lettura e quindi penso che la città di Feltre, ancora una volta grazie al vice sindaco che si impegna dal punto di vista culturale, sia un fiore all'occhiello per la nostra città. Grazie, grazie professor Mondini. Ecco, prima proprio di cominciare un'ultima cosa, uno per presentare ovviamente il professor Mondini, professore associato all'Università di Padova, storia contemporanea di storia militare, diciamo. E poi anche perché ci tenevo in apertura a ringraziare tutto il lavoro che è stato fatto in questa fase anche dagli uffici, in particolar modo dal settore cultura, perché credetemi, organizzare un evento con questi numeri di eventi con queste personalità e con questo impegno logistico non è una cosa facile, soprattutto in un periodo come questo. Quindi io davvero ci tenevo a ringraziarli adesso, lo farò anche nel corso degli eventi, ma vi assicuro è stato un lavoro molto, molto importante e molto anche complicato. Quindi grazie e lascio la parola al professor Mondini. Beh, intanto grazie per l'invito, prima di tutto. Grazie per l'introduzione. Vi prego poi di salutare a nome mio Sebastiano Favero, che da quanto ho capito passerà qua domani. Sì, ovviamente è sempre un piacere collaborare con l'ANA, anche perché porto anch'io il cappello d'alpino. Non oggi, perché credo che sarei morto arrivando da Padova col cappello in testa, però, e perché oggi sono qua in altra veste, io tendo a non confondere i ruoli. Sono qua a parlarvi, a chiacchierare con voi. Effettivamente, ce l'ha detto prima il vice sindaco, a chiacchierare con voi del primo grande racconto di massa di questo paese. Perché quello che è il viaggio del Milite Ignoto è un grande racconto di massa, il primo grande evento mass mediatico. Perché il primo? Beh, perché parliamo di un evento che non coinvolge solo militari, non coinvolge neanche solo persone che hanno perso un soldato, è un evento che coinvolge l'intera collettività nazionale in un momento molto particolare, quello in cui l'Italia, nel bene e nel male, è entrata nell'era delle comunicazioni di massa. Io lo so che tendenzialmente non associamo mai la Prima Guerra Mondiale con alcun fenomeno positivo, e meno che mai la associamo con le abitudini del nostro mondo. Però il problema è che la Grande Guerra ha costruito il mondo in cui viviamo noi. L'ha costruito nel bene e l'ha costruito nel male. È ancora controverso se l'era delle comunicazioni di massa sia bene o male, perché comunicazione di massa vuol dire partecipazione, ma vuol dire anche fake news. Tutte le più grandi false notizie della storia sono state costruite per giustificare una guerra, oppure per dire che andava bene quando andava male. E devo dire, dopo il 24 febbraio noi ne stiamo imparando qualcosa. La Prima Guerra Mondiale ha costruito il concetto di falsa notizia così come lo conosciamo noi. Perché? Beh, perché era una guerra che coinvolgeva milioni di figli,
padri e fratelli che avevano milioni di famiglie a casa che volevano tanto sapere cosa stava succedendo, e questi milioni di famiglie non andavano abbandonate, andavano corteggiate, andavano solleticate, andavano rassicurate soprattutto, perché il loro consenso era fondamentale. Non si fa una guerra di massa che tiene milioni di maschi adulti a combattere e a morire al fronte senza il consenso delle loro famiglie dietro. Non si fa. Non c'è repressione, tirannia, polizia segreta che tenga. Una guerra di massa che coinvolge milioni di cittadini e che dura anni si fa solo se il consenso della popolazione lo permette. La prova del 9 è quello che successe in Russia nel 1917. La migliore polizia segreta della Terra, l'apparato repressivo più feroce dell'Europa dell'epoca, e non è bastato. E non è bastato perché? Perché i russi si erano stancati di fare la guerra. Se si fossero stancati gli italiani, i tedeschi, gli inglesi, i francesi, e c'è mancato poco, la guerra finiva molto prima o finiva molto male. In Italia si è rischiato molte volte, in realtà, ci siamo andati vicino tanto spesso. Molti ricordano Caporetto, ma ricordiamoci che nella primavera estate del 17 a Torino si moriva di fame. Si moriva di fame perché non c'era la farina per fare il pane. La guerra forza i paesi, gli stati, i governi, gli eserciti a entrare nell'era delle comunicazioni di massa. E vi devo dire che va tutto bene, non è vero, ma ve lo dico lo stesso. Durante la Grande Guerra ci inventiamo la maggior parte delle formule per mentire che usiamo ancora oggi. La famosa espressione che chiunque abbia mai letto un libro sulla guerra conosce: le nostre truppe avanzano su posizioni arretrate in base a ordini ricevuti, ci stiamo ritirando. La vittoria ha permesso alle nostre truppe di avanzare su posizioni tatticamente rilevanti, non abbiamo conquistato niente, possiamo andare avanti così tutta la sera. Anche le menzogne della politica, o meglio, l'arte di mimetizzare la politica, è stata inventata nell'era delle comunicazioni di massa, cioè tra 14 e 18, quando i governi chiedevano prestiti ai loro cittadini perché non sapevano più dove trovare i soldi per comprare cannoni, cibo e uniformi. E quindi non dobbiamo stupirci se nell'Italia del 1918, 19, 20 e soprattutto 21 si costruissero i grandi racconti. È perché il problema è che a partire dalla fine del 1918 gli europei un po' li aprono gli occhi e si rendono conto di una cosa che fino a quel momento non avevano esattamente realizzato. Erano morti in tanti. L'Europa, che apre gli occhi dopo il novembre del 1918, piano piano, perché all'inizio, lo so che a noi può sembrare curioso, noi siamo gli europei nati o formati dopo il 1945, veniamo da un altro tipo di mentalità, altra sensibilità nei confronti della vita e della morte, ma credetemi, dopo il 1918, dopo il novembre del 18, i primi sentimenti provati dagli europei e dagli italiani non sono la rabbia, la pietà, il dolore, sono l'orgoglio, la fierezza, il sollievo. Siamo sopravvissuti. Per di più, in alcuni paesi, tipo l'Italia, non solo siamo sopravvissuti, e non era detto, abbiamo pure vinto, e non era detto neanche quello. Dopo Caporetto non ci credeva più nessuno. Ma dopo la prima ondata di sollievo e fierezza, si cominciano a fare i conti. E i conti non sono solo quelli che facciamo noi in casa qua in Veneto, le case distrutte, le scuole distrutte, le strade che non ci sono più, una regione che è stata devastata dall'invasione, l'anno della fame, quello ce lo ricordiamo tutti, ma non ci ricordiamo il fatto che le truppe occupanti austriache e tedesche hanno smantellato chilometri di ferrovie e tonnellate di opifici per prendere tutto e portarselo via. Il Veneto dopo il 1918 era una regione da ricostruire completamente, non dico Mariupol, ma poco ci manca. Però si comincia anche a fare il conto del dolore, il peso del dolore. Lo so che ci sembra bizzarro, ma fino all'immediato dopoguerra, in realtà non ci intendo i sopravvissuti, rendevamo conto di quanto sangue avesse richiesto esattamente quella che all'epoca si chiamava ancora l'ultima guerra del risorgimento. E voi mi direte, ma com'è possibile? Morivano tutti i giorni come mosche. Sì,
Però non è che tutti i giorni si pubblicava la lista dei caduti. A parte il fatto che a guardare le televisioni dopo il 24 febbraio dovremmo sapere che l'ultima cosa che si scopre durante una guerra è quanti sono i morti. Primo, non ce lo dicono. Se ce lo dicono, ci stanno raccontando una frottola. E comunque non c'è il modo di sapere quanti sono esattamente. Perché è vero che la Grande Guerra è anche un grande sforzo burocratico, ma la burocrazia faceva acqua a tutte le parti anche all'epoca. Nel senso che, vabbè, insomma, forse è anche facile pensarlo. Com'è che faccio a registrare il morto? Beh, ammesso che sappia che è morto, che non è detto, perché se ti casca una cannonata da 149 in mezzo a un plotone, ti saltano per aria e sai che sono a pezzi, ma non sai esattamente quanti sono i morti. A parte quello, se sono fortunato e qualcuno è morto e so che è morto, teoricamente dovrei registrarlo. Però se io sono il suo tenente, e ammettiamo pure che sia ancora vivo dopo l'assalto in cui il soldato tizio è morto, cosa che non è detta neanche quella, probabilmente a quel punto avrò preoccupazioni un pochino più immediate che aprire il cofano della cancelleria militare, prendere il ruolino, cancellare il nome e poi trasmetterlo al comando superiore. E chiunque abbia fatto la naia sa benissimo che quella è proprio l'ultima delle preoccupazioni, anche se non sto combattendo una guerra. Quindi, impossibilità di trovare i corpi. Disattenzione, le carte della cancelleria militare che bruciano, mi hanno preso a cannonate la tenda, l'ultima cosa di cui mi preoccupo è il listino dei morti, mi preoccupo prima di tirarvi al fiasco, questo lo racconta Paolo Monelli in una pagina delle Scarpe al Sole, caduta cannonata su tenda, cofano di cancelleria est improvvisamente saltato, si trasmette telegramma al comando superiore per istruzioni. Il problema è che la morte registrata burocraticamente è una morte molto vaga, perché non lo si vuole dire. Quale governo durante la Grande Guerra trasmetterebbe veramente il conto preciso dei morti? Vorrebbe dire che, tanto per non parlare male solo dei burocrati di casa nostra, io, governo inglese, dovrei spiegare ai miei concittadini che il 1 luglio del 1916 10.000 dei loro figli sono morti semplicemente uscendo dalle trincee durante il primo giorno della battaglia della Somme, perché io li ho fatti camminare in fila indiana con uno zaino che pesava 46 kg e quindi non potevano neanche correre, ammesso che correre servisse a qualcosa. Come faccio a dirlo? È impossibile. Altro che consenso. Mi trovo la folla in piazza che mi vuole bruciare Buckingham Palace. E quindi la morte rimane qualcosa di estremamente ambiguo e misterioso. Per gran parte della guerra so che muoiono. Cioè, ogni famiglia lo sa, ogni famiglia ha un padre, ha un fratello, ha un figlio o un amico che è morto. Il dolore è qualcosa che colpisce chiunque, il lutto colpisce chiunque, ma rimane un lutto individuale, rimane un lutto del piccolo gruppo. Sì, pubblichiamo gli elenchi dei nostri caduti eroici sui giornali per i primi 3 mesi. Al quarto mese si capisce che la cosa non sta per finire e si smette di pubblicarli. Oh, succede dappertutto, non solo in Italia. E perché smetto di pubblicarli? Perché è deprimente. Perché non possiamo sopravvivere. Vi ricordate quando è iniziata la pandemia? All'inizio il conto dei morti era qualcosa a cui tutti noi assistevamo. Ci comunicavamo i nomi, guardavamo quanti morivano in quale regione. Ci eravamo abituati a questa macabra contabilità e c'era quasi un desiderio di voluttà nel farlo. Poi non ce l'abbiamo più fatta. Quanti di noi hanno smesso a un certo punto di guardare quei telegiornali, di guardare quelle trasmissioni? Non so voi, a me è capitato, io dopo un po' di tempo non ce l'ho più fatta. Non ce l'ho più fatta non tanto perché non riuscissi a reggere la notizia, che comunque era brutta, quanto perché a un certo punto ho dovuto rifocalizzare la mia attenzione sulla vita di tutti i giorni. La vita continuava, c'era gente che moriva a frotte, ma la nostra vita doveva continuare. E quindi a un certo punto la reazione psicologica è stata quella di dire che quella era la normalità. Ha smesso di essere un'eccezione, non li ho più contati. Morivano, intellettualmente lo sapevo, ma non riuscivo più a stare dietro al conto dei morti. Moltiplicate questo per migliaia di morti al giorno, tutti i giorni, in tutta Europa, e aggiungeteci il fatto che quei morti erano tutti dei ragazzi. Perché è brutto assistere alla morte di una persona anziana, molto brutto. Però una minima consolazione è lui ha vissuto la sua vita. Ma sapere che muore un ragazzo di 20, 22, 23, 24 anni,
Questo crea una lacerazione, nel nostro senso comune è intollerabile. Eppure chi è che moriva al fronte durante la Grande Guerra? E i figli, mica i padri. Anche i padri a un certo punto. Ma, tanto per dare un'idea, l'esercito italiano, che mobilita complessivamente più o meno 6 milioni di persone, di uomini maschi, durante la Grande Guerra, non è che vanno tutti a combattere, eh? L'esercito operante è una frazione più piccola, a spanne siamo sui 4 milioni. Sì, ma da chi è fatto quell'esercito operante? Beh, per circa il 60% è fatto da giovani, giovani veri, quelli sotto i 24 anni, no? I giovani nostri, che dalla mia età in giù sono tutti giovani. No, giovani veri, anagraficamente giovani. Sono il 60% dell'esercito operante e, ça va sans dire, sono il 60% anche dei morti. Tanti morti, tanto giovani. Ecco, in tutta Europa è così. Consumature diverse? Sì, certo. In Francia, nei primi mesi della guerra, gli studenti universitari, soprattutto gli studenti delle grandi école, delle scuole più prestigiose, l'école normale, muoiono come mosche. Si arruolano tutti insieme e caricano i tedeschi sciabola alla mano, perché è quello che avrebbero fatto i loro padri e i loro nonni. Sono i primi mesi della Grande Guerra, i francesi caricano ancora sui campi di grano con i loro bellissimi pantaloni rouge e i mitraglieri tedeschi ringraziano. E muoiono in tanti. Moriranno i giovani studenti di Oxford e Cambridge, e moriranno anche i giovani italiani. Maggio 1915, tanto per fare solo un esempio di come si fa la guerra all'epoca, si buttano sul fronte le brigate reclutate anche all'ultimo secondo. Voi sapete, l'esercito italiano è un esercito di coscrizione, combattono tutti, compreso il prete, il cuoco e il gatto, come si diceva una volta. Alcuni combattono più di altri, eh. Questo meglio non dirlo, ma in Veneto il tasso dei mobilitati operativi al fronte sfonda il 90%, cioè su 120 diritto 90 vanno al fronte. Ecco, più giù si scende, più questo tasso comincia a decrescere, in parte per motivi di contabilità. Se arrivate a Roma, improvvisamente scoprite che tutti i maschi giovani abili a 20 anni erano infilati nei ministeri, ai miei tempi si chiamavano imboscati. All'epoca pure, è uno di quei termini che attraversa tutta la storia della lingua italiana, imboscati erano. Poi, come ha detto magistralmente qualcuno nella Grande Guerra di Monicelli, l'italiano in fanteria e il romano in fureria. Però è vero, eh? 60% dei mobilitati in Lazio nell'esercito operante. Ma comunque muoiono. 1915, 115° reggimento di fanteria, brigata Treviso, che disgraziatamente era fatto veramente tutto i trevigiani, perché le brigate di fanteria della milizia mobile si reclutavano per distretti, non più grande reclutamento nazionale, decidono di prendere una posizione fortificata che non contava assolutamente nulla sull'altopiano di Asiago, però decidono di prenderla con un fantastico assalto frontale, uno di quei belli assalti frontali di una volta. Siamo ormai vicini all'imbrunire, però disgraziatamente c'è pure il plenilunio. Il colonnello comandante del 115° sguaina la sciabola. 1915 è in Europa, si combatteva da un anno. Si mette gli speroni, gambali lucidi, fa mettere la bandiera con l'alfiere e la guardia d'onore della bandiera al suo fianco e poi conduce all'assalto al reggimento, di cui comprensibilmente rimane pochino alla fine dell'assalto. Non sono mica gli unici. Gli strumenti musicali del battaglione Alpini Bassano li trovate oggi al Museo della Guerra di Vienna, perché è quello che rimane da un assalto al battaglione Alpini Bassano nel primo anno di guerra. Solo che di tutto questo non si ha notizia, o meglio, si ha notizia, però raccontata come si racconta la guerra. Gabriele D'Annunzio, sul massacro del 115° reggimento di fanteria, scriverà delle liriche bellissime. Lui, che non ha partecipato. Bellissime perché devono raccontare quanto è stato nobile questo sacrificio. E il sacrificio rimane nobile, più o meno consensuale, fino alla fine della guerra. Poi scopriamo e facciamo i conti. E a partire dalla fine del 1918 scopriamo che questa guerra ci è costata il fior fiore della gioventù. E cominciamo veramente a scoprirlo. Non come lo sappiamo noi, eh. Nel 1919 o 20 si credeva, e la contabilità ufficiale,
che i morti della Grande Guerra fossero più o meno 350.000-400.000. Oggi sappiamo che la cifra più vicina è 600.000, di cui, lo ripeto, più della metà sono giovani sotto i 24 anni. È un problema. Comunque, che fossero 400-600.000 è un massacro di massa. E tutti i governi europei hanno questo problema. E adesso chi glielo spiega ai miei cittadini? Cioè, io devo dare un senso a questa morte. Come si fa a dire che è stato tutto insensato? Sì, la vittoria, le terre redente, le acquisizioni, le annessioni territoriali, per i francesi la revanche, abbiamo sconfitto i cattivi tedeschi, gli inglesi hanno protetto il Belgio, va tutto bene, tutte queste cose vengono introiettate da larga parte dell'opinione pubblica, ma non basta. Qualcuno mi deve spiegare perché mio figlio e altri 400 o 600 mila sono morti. Peraltro agli italiani va ancora bene, in Francia muoiono più di 1 milione. Il senso della morte è il problema dell'Europa dopo la Grande Guerra. Devo spiegarla questa morte. E allora come faccio? Comincio a dire che sono tutti degli eroi. Tutti. Intendiamoci, quanti di questi ragazzi sono andati al fronte sapendo cosa andavano a fare? Pochini? In Italia poi metà della popolazione non sa leggere e scrivere. Questi non lo sapevano dove stava Trento e Trieste. E ammesso che l'avessero saputo, gliene fregava abbastanza poco. Andavano a morire al fronte non per la bandiera, il re o Trento e Trieste, andavano a morire al fronte per il compagno alla loro destra e quello alla loro sinistra, perché si erano affezionati al loro tenente, perché erano parte di un piccolo gruppo, di una famiglia. È quello che succede in tutti gli eserciti, di coscrizione specialmente. Si diventa parte di una famiglia. Se avessero potuto non partire, non sarebbero partiti, ma una volta che erano lì, vabbè, io non abbandono mio fratello. Ogni tanto mi chiedono, ma perché gli alpini, quando dovevano difendere una posizione, resistevano così bene? Prova tu a tornare al tuo villaggio dicendo che hai abbandonato tuo cugino o il tuo vicino di casa. E poi ne parliamo. L'etica del piccolo gruppo, il legame emotivo. Valeva di più per gli alpini, ma mica solo per loro, eh. È così in tutti gli eserciti. Chiunque abbia fatto il servizio militare in realtà lo sa. Dopo 2, 3, 4 mesi, io mi affeziono anche al piumona dei miei commilitoni. Ho passato 6 mesi a fare il cubo con lui, la sveglia con lui, la colazione con lui. Ecco, moltiplicate questo per gente che ha diviso il pericolo della morte tutti i giorni e troverete una famiglia. Si sta a combattere per quello. Mica perché Re Vittorio Emanuele III ha detto che lo devo fare. Perché persino quel mona del mio tenente è diventata una figura familiare. Gli voglio bene in fin dei conti. Sì, lo detesto in realtà. Però rischia la vita insieme a me. Infatti poi questa lealtà finisce normalmente al grado di capitano. Già maggiore diventa pericoloso. Forse colonnello se il colonnello è uno paccioso. Il problema però è che questi motivi vanno bene per chi la guerra l'ha vista con i propri occhi. Per quelli dietro non vanno più tanto bene perché non sanno cosa vuol dire. E io un senso alla morte di tuo figlio, tuo padre e tuo fratello te la devo dare. E allora sono eroi. L'eroismo lo costruisco non per i soldati che la guerra l'hanno vista. Lo costruisco per quelli a casa che devono trovare una spiegazione a quel lutto che non riescono a riempire, a quel dolore che scava nel cuore. Costruisco i monumenti ai caduti. Dico che sono i figli della patria morti per la patria. Meglio se dico che sono i figli della piccola patria. Che poi in Veneto, diciamocelo, ci torna anche abbastanza bene. Molti di questi ragazzi sono morti guardando le loro case dietro le spalle, soprattutto dopo il 1917, ma non solo, sapendo che o morivano lì, o addio casa, addio famiglia, chissà cosa capitava. Per molti altri italiani questo diventa più difficile. Ma la grammatica della spiegazione, la grammatica del riempire il vuoto, è quello, il linguaggio è quello dell'eroismo. I tuoi figli sono morti perché erano degli eroi, perché credevano nella nostra comunità nazionale, perché credevano in quella patria che è rappresentata dalla bandiera e dal re. Perché volevano liberare Trento e Trieste, quello non ci crede nessuno, ma va bene, diciamo che è così. Se ci credevano ovviamente gli studenti, i giovani colti, alcune migliaia di ragazzi. Però non basta nemmeno questo. Io posso trasformare tutti in eroi, ma rimangono due grossi problemi inevasi. Primo, il monumento ai caduti mi dà una tomba, perché è quello che è un monumento ai caduti, è una tomba.
Di cosa abbiamo bisogno quando muore qualcuno di caro? Di un luogo in cui piangerlo. E possibilmente di un luogo in cui qualcuno lo pianga con me. E il monumento ai caduti cos'è? Una tomba per tutti i nostri figli che sono morti, io, te, le madri di questi morti ci troveremo insieme a piangerli. È la comunità che mi si stringe intorno. Non riempirà il mio dolore, ma almeno lo lenisce un po'. Ma sapete quanti di questi morti non hanno una tomba? Tanti. È il fenomeno dei cosiddetti caduti ignoti. Tantissimi ragazzi non hanno una tomba, non li ho potuti trovare. Non ho i resti da seppellire. E questo è un dolore ancora più straziante. Il processo di elaborazione del lutto, ce lo dice il signor Freud, comincia nel momento in cui ho il cadavere da piangere. Cadavere, tomba. Ok, è incredibilmente triste, ma posso cominciare a convivere con l'assenza. Ma se non ho un corpo e non ho una tomba, cosa faccio? Ecco, allora in tutta Europa ci si comincia a inventare un nuovo modo di dire siamo tutti con te, condividiamo il tuo dolore, anche se non sai dove piangere. E questo modo sono le tombe dei soldati ignoti, di quelli senza nome. Sono tanti, centinaia di migliaia, 200.000 solo in Italia. Cioè, se rispettiamo le statistiche, più di un terzo dei morti italiani della Grande Guerra non ha una tomba, quindi un terzo di famiglie. Non so quanti di voi sono mai stati a Redi Puglia, ad esempio, ad Asiago, agli Ossari, i grandi sacrari. Sono la via italiana alla costruzione di grandi tombe nazionali. Ecco, i grandi sacrari non sono solo delle tombe, non sono solo dei templi del dolore, sono dei templi del culto eroico. Li costruisce il fascismo perché non vuole solo celebrare l'eroismo di coloro che sono morti, vuole offrire degli esempi. I sacrari si costruiscono perché le scolaresche devono andarci in pellegrinaggio a imparare come si fa a diventare un bravo italiano. E perché il bravo italiano, per definizione, sotto il fascismo, è fondamentalmente uno che è morto. Morto eroicamente. I grandi sacrari sono dei templi laici, ma dei templi. Ti devo insegnare la religione della patria. Ma se andate a Redi Puglia, se andate ad Asiago, se andate sul Grappa ovviamente, quello che colpisce non è solo, diciamocelo pure, la serenità compita oltre al culto eroico. Sono grandi tombe che ispirano effettivamente un senso del riposo, ma colpisce soprattutto la dimensione anonima della morte. Non solo sono tutti uguali, perché questa era l'idea, siamo morti tutti per lo stesso motivo, allora siamo tutti uguali davanti alla morte. Ma molti di questi morti sono anonimi. Non capita mica solo in Italia, eh. Qui giace un soldato il cui nome è noto solo a Dio. L'ha scritto Rudyard Kipling per i soldati ignoti caduti in Gran Bretagna. Centinaia di migliaia di ragazzi che non avevano una tomba o un nome. E allora io, governo, io esercito, io Stato, che li ho mandati a morire questi ragazzi, ti devo dare una tomba su cui piangere. E me la invento. Questo è il punto di arrivo. Credo che la maggior parte di voi ci siano stati almeno una volta nella loro vita. Il grande Vittoriano, la grande tomba monumentale che era stata costruita originariamente per il gran re, primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, quel simpatico signorotto a cavallo che sta lì. Vabbè, Vittorio Emanuele II era un personaggione, ma oggi non parliamo di lui. La verità è che fino a che è rimasta la tomba monumentale del gran re, il Vittoriano aveva un peso tutto sommato relativo nella vita degli italiani. A parte il fatto che l'avevano finito il giorno prima, della Grande Guerra. Non è che i lavori pubblici erano lenti solo oggi. Hanno cominciato a progettarlo quando il gran re è morto, anni 80 e 800, hanno continuato fino più o meno la guerra di Libia, quando comincia a essere usato, 1911. Insomma, era relativamente fresco di pittura durante la Grande Guerra. E quando si comincia a fare il conto in tasca dei morti, si pensa che quale luogo migliore da elevare a tomba di tutti di quello che è il cuore della nazione. Pensateci bene, perché l'idea è geniale.
talmente geniale che sembra strepitoso, ma ce l'hanno avuto i dirigenti dell'Italia liberale, che di psicologia delle masse non capivano assolutamente nulla. Un'idea geniale hanno avuto nella loro vita, peccato che fosse un po' troppo tardi, poi spiegheremo perché. Nel 1921 si comincia a ragionare su questo problema, si era cominciato un po' prima, ma nel 1921, sapete, il Parlamento le cose le prende un po' lentamente, si comincia a dire che sì, anche gli italiani, sottolineo anche, devono elevare un grande monumento nel cuore della nazione per celebrare tutti i caduti e ovviamente specialmente coloro che non hanno un posto per essere celebrati. È l'idea del milite ignoto. Non starò qua ad annoiarvi ripercorrendovi tutte le tappe di questa idea, che è un'idea europea, eh. Non è che se la inventano gli italiani. Sì, poi lo so, cioè, c'è questa leggenda per cui il colonnello poi generale Douai è stato il grande inventore dell'idea del milite ignoto, frottole, provinciali, frottole, nel senso che britannici e francesi, i loro militi ignoti li avevano costruiti da 12 a 36 mesi prima che in Italia si cominciasse anche solo a parlarne. Perché? Perché è veramente un filo rosso europeo. E certo, tutti gli europei hanno lo stesso problema. Tanti morti, tanti ignoti, tanti giovani a cui dare una tomba, tante famiglie che devono piangere i loro morti. Noi italiani al milite ignoto ci arriviamo tardi. 1921. Tardi è perché nel frattempo anche su argomenti come questi gli italiani si stanno già scannando. Prima abbiamo parlato, accennato ai vari centenari di quest'anno. E beh, ricordiamoci che in ottobre casca l'infame centenario della Marcia su Roma. Cos'è la Marcia su Roma? E beh, il punto di arrivo di una guerra che non era mai finita. La guerra per gli italiani non finisce nel 1918, perché smettiamo di sparare contro gli austriaci e cominciamo a spararci addosso noi nelle vie e nelle piazze. Si passa dalla guerra alla guerra civile. Per quali motivi? Tanti motivi. Uno di questi motivi, è anche il problema del riconoscimento della celebrazione della vittoria e quindi dei caduti, che il governo italiano fa poco e male, perché non lo capisce, non capisce che il paese era entrato in un'epoca in cui le emozioni contano come la realtà politica. È l'Italia di oggi, sì, ma è l'Italia che è nata, come tutta l'Europa, da quella guerra lì. Dopo la Grande Guerra gli europei smettono di pensare solo alle questioni concrete, perché hanno scoperto l'età delle masse, hanno scoperto la comunicazione di massa, sono bombardati di emozioni. Le emozioni contano come i programmi politici, anzi contano molto di più. E il governo italiano, purtroppo per noi, è fatto di persone molto vecchie che questi problemi non li capiscono. Rifiutano di usare le emozioni come arma politica per preservare lo Stato. Dall'altra parte ci sono persone che invece le emozioni le usano molto bene per distruggerlo, lo Stato. D'Annunzio, Mussolini. Guardate che sono dei geniali interpreti di quest'era. Gli influencer del XX secolo. E come tutti gli influencer, tendenzialmente, quando vanno al potere, combinano solo disastri. Ci si arriva tardi e male, però ci si arriva. Sapete cos'è questa? Questo è il giorno in cui l'hanno seppellito il milite ignoto. Novembre 1921, la salma con i resti di un caduto non identificato è arrivata a Roma. È arrivata a Roma dopo un lungo viaggio, 5 giorni, in treno da Aquileia. È partita il giorno 29 ottobre. E va bene che sono treni italiani, ma forse 5 giorni da Aquileia a Roma sono un po' tantini, persino per l'epoca. Anche se devo dire che i treni viaggiavano con una certa regolarità. Perché 5 giorni? Cioè, perché abbiamo caricato un feretro su un treno apposito, non è che gli hanno fatto cambiare a maestre. L'abbiamo mandato diretto a Roma e ci ha messo 5 giorni? Questo è il problema del viaggio del milite ignoto. Ma prima di affrontare quel problema, ricordiamocelo, non è l'unico. Francia, la sepoltura sotto l'Arco di Trionfo. E ancora oggi, se voi andate a Parigi e andate all'Arco di Trionfo, troverete una fiamma che arde e normalmente una guardia d'onore. Quella fiamma non si può spegnere, perché vorrebbe dire la fine della nazione francese. E i francesi ci tengono a certe cose. Perché quella fiamma segna il luogo in cui è stato sepolto il cuore stesso della nazione. Londra, il cenotafio
del Milite Ignoto. E l'Italia? Perché, devo dire, da questo punto di vista, il caso italiano è molto, molto peculiare. Dappertutto abbiamo bisogno del Milite Ignoto, questo ormai l'abbiamo capito. Bisogna dare un simbolo in cui tutti ci riconosciamo. Perché questo è l'altro aspetto, l'altro corno del problema. Io non vi offro solo una tomba per tutte voi madri che non avete una tomba su cui piangere. Io vi sto offrendo un eroe per tutti, 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 eh. Perché chi è più eroe di qualcuno che non sappiamo chi è? Voglio dire, quando io scelgo una salma, la seleziono, questa salma non è riconoscibile. È un soldato che è morto ma non è stato mai riconosciuto. Per quale motivo? Ce ne sono tanti. Non aveva la piastrina di riconoscimento. Normalmente è il primo dei motivi. So che è italiano perché aveva ancora un pezzo di uniforme, ma è l'unica cosa che è rimasta. Ovviamente non ha un volto, e comunque anche l'avesse avuto, le tecniche di riconoscimento forense dell'epoca facevano acqua da tutte le parti. Non so nemmeno di che reparto fosse, perché era tale la confusione in quegli anni di battaglie avanti e indietro che spesso non sapevo di quale compagnia, plotone, non potevo ricostruirlo. Quindi so che è italiano, so che è francese, so che è inglese, ma non so chi è. Ma allora quel soldato non potrebbe essere chiunque. E se può essere chiunque, allora può essere il figlio, il fratello, il marito o l'amico di chiunque. Insomma, quel soldato senza nome è il figlio di tutti noi, è l'eroe che tutti noi cerchiamo. Perché eroe, la verità è che non sappiamo se è morto eroicamente o stava scappando, e non lo sapremo mai. Ma a chi importa? È eroe perché ti racconto che è un eroe. È eroe perché comunque è morto, ed è morto su un campo di battaglia, e quindi presumibilmente, molto presumibilmente, era lì a fare il suo dovere. È morto perché qualcuno gli ha ordinato di andare all'assalto o di tenere quella posizione. Quindi è morto per tutti noi. È l'eroe che tutti cercavamo. È così dappertutto. Solo che nel dappertutto, Francia, Gran Bretagna, persino gli Stati Uniti, lo scelgono i militari, che è l'eroe. E noi? No. Noi lo facciamo scegliere da quella signora lì. E chi è quella signora lì? Si chiama Maria Bergamas. Perché lo sceglie lei? È una madre che ha perso un figlio. E capirai, ce ne sono 600.000. Ma non è una madre come tutte le altre. Maria Bergamas tecnicamente non è italiana. So che questo è un aspetto alquanto surreale, però come spesso nel nostro paese amiamo fare le cose per la via più bizzarra. No, Maria Bergamas è diventata italiana, ma in realtà tra 1914 e 1918 era una suddita di Sua Maestà, Regia Imperiale, Cattolica e Apostolica, Francesco Giuseppe e poi Carlo in Vienna, cioè era friulana. Quindi era una di quelle signore, di quei fratelli irredenti che gli italiani speravano di liberare combattendo. Poi si potrebbe discutere sul fatto che tutti gli italiani andassero a combattere per liberare i fratelli irredenti che non conoscevano, ma questo è un altro paio di maniche. Maria Bergamassa aveva un figlio. Questo figlio, come alcune centinaia di altri giovanotti che abitavano nelle terre irredente, dice: col cavolo che vado a fare la guerra per Sua Maestà Regia Imperiale Cattolica e Apostolica. Io parlo italiano, mi sento italiano, ergo andrò a combattere per gli italiani. Ma non sono mica pochissimi, cioè, in termini assoluti sì. Sono, a farla larga veramente, poco più di un migliaio. Dall'altra parte ci sono più o meno 60.000 italiani d'Austria, cioè sudditi austro-ungarici che parlano italiano, che vanno tranquillamente a combattere nell'esercito austro-ungarico. Non è che possiamo dimenticarlo. Sì, però quei 1.000 fanno una scelta alquanto coraggiosa, nel senso che nel migliore dei casi possibili muoiono in battaglia. Nel peggiore vengono catturati. Capita un sacco di gente, eh? Uno per tutti, Cesare Battisti. Lo impiccano due volte per farlo morire nel castello del Buonconsiglio. Il figlio di Maria Bergamas muore in combattimento nel 1916. Il problema è che all'inizio lo seppelliscono, poi, come spesso capita in questi piccoli cimiterini di montagna, che oggi non esistono più, sono stati scavati e traslati sotto il fascismo, ma all'epoca costellavano le nostre montagne,
questo cimiterino di montagna viene bombardato e le tombe, le salme vengono proiettate da tutte le parti e quindi i resti del figlio di Maria Bergamasso non si trovano più. Chi meglio di lei per testimoniare il dolore di una madre? Perché non è solo una madre che ha perso un figlio, è una madre che ha perso un figlio che in guerra ci è andato volontariamente. Il 99,9% dei soldati italiani ci sono andati perché c'era una cosa che si chiamava naja. Ti chiamo, parti. Non è che ci andassero sempre malvolentieri, neanche tanto volentieri a volte, ma ci andavano. Il figlio di Maria Bergamasso ci va perché vuole. Oh, per carità, magari moriva anche nell'esercito austriaco, I trentini partiti con l'esercito austriaco sono morti letteralmente come mosche. Anche perché i generali austriaci degli italiani d'Austria non gliene fregava né tanto né poco e li usavano come carne da cannone. Ma vabbè. Il figlio di Maria Bergamasso è un simbolo. È il simbolo del perciò che abbiamo conquistato, del per cui abbiamo combattuto. È l'italiano d'Austria che ha deciso di essere più italiano degli italiani. E allora chi meglio di lei? 28 ottobre 1921, Basilica di Aquileia. E Basilica di Aquileia gremita di madri e vedove. È interessante che gli italiani abbiano scelto le madri per selezionare chi era veramente l'eroe di tutti noi. Non lo fa nessun altro, lo facciamo solo noi. Certo, uno mi potrebbe dire, vabbè, i soliti italiani, la mamma. Ma non è solo questo il motivo. È che le donne durante la Grande Guerra l'hanno tenuto in piedi sto paese. Io amo spesso dire ai miei studenti, quando parliamo della Grande Guerra, che la Grande Guerra gli italiani non l'hanno vinta per i generali, casomai nonostante i generali. L'hanno vinta i funzionari, l'hanno vinta le donne, volontarie nelle industrie, volontarie nelle associazioni di beneficenza, l'hanno vinta i maestri di scuola, l'hanno vinta gli ufficiali di complemento, che andavano a farsi massacrare al fronte coi loro uomini. L'hanno vinta in tanti. Ma diciamo che le donne per la prima volta hanno avuto un ruolo da protagonista. E non è strano che nel cosiddetto cimitero degli eroi che sta dietro la Basilica di Aquileia ci sia questa sepoltura dedicata a tutte le madri, dove verrà sepolta anche Maria Bergamasso dopo la morte. Cimitero degli eroi della Basilica di Aquileia è un posto straordinario. Se volete capire tutto di come viene interpretata, letta e raccontata la morte dopo la Grande Guerra, basta che andiate lì. E state lì un paio d'ore a guardare tutte quelle tombe, alcune sono artisticamente strepitose. Sono tombe eroiche, sono tombe nobilitanti, sono tombe epiche, ma sono anche tombe da cui traspare molto dolore. Ma quel dolore è sempre ricompreso nell'idea che sono morti per noi. Maria Bergamasso ha il compito di scegliere una salma fra quelle che sono state allineate all'interno della Basilica di Aquileia, scelte in maniera anonima da una commissione che, vi posso assicurare per aver letto i diari della commissione, ha lavorato con un'acribia e un metodo straordinario, andavano a fare le pulci sulla divisa per essere sicuri che non fosse possibile riconoscere il reparto di quella salma, da cui proveniva quella salma. Scelgono i caduti da tutti i campi di battaglia del confine, è un'impresa, veramente è un'impresa in cui vengono dispiegati mezzi e soldi incredibili. Questa commissione che deve ripescare salme da tutti i campi di battaglia del fronte, portarle, farle confluire ad Aquileia e lì esibite davanti a questa basilica gremita di autorità, di generali, di soldati, ma soprattutto di tante mamme, tante spose, scegliere uno di loro. Maria Bergamasso, comprensibilmente devo dire abbastanza tesa, percorre la fila di queste bare allineate, coperte dal tricolore, coperte da un elmetto, assolutamente non riconoscibili. Addirittura prima che lei entri nella basilica, cambiano il posto delle salme perché ci deve essere assolutamente l'anonimità totale. L'anonimato è la regola, è la chiave. E Maria Bergamasso, dopo aver passato le bare avanti e indietro, quasi sviene sulla decima bara e dice: questo è. Potrebbe essere suo figlio? Sì, certo che potrebbe. Nessuno lo saprà mai. Gli unici che lo sanno sono gli ufficiali della commissione che hanno prestato un giuramento e che non riveleranno mai a nessuno da dove venivano quelle bare.
a un certo punto il segretario della commissione viene convocato dal re, che gli dice, ma me lo può dire? No. Si porteranno nella tomba il loro segreto, in questo caso letteralmente. Cosa succede di quella bara? Viene caricato su un treno ornato di fiori, simboli patriottici, guardato a vista da guardie d'onore, tutte decorate al valore. Ho avuto il privilegio, girando quel docufilm che dicevamo, di salire non su quella locomotiva, perché non esiste più, ma su una locomotiva identica, ed è effettivamente una grande emozione. Quel treno parte, e adesso perché ci mette 5 giorni? Parte, ci mette 5 giorni perché a ogni singola stazione che Dio ha messo in terra tra Aquileia e Roma ci sono migliaia e decine di migliaia di persone che attendono quel treno. E vi confesso che dopo anni che mi occupo di queste cose, e dopo averci girato sopra un docufilm che mi ha portato via una settimana della mia vita, che ancora un po' svenivo anch'io perché c'era un sole a 35 gradi che girare al Vittoriano, ve lo raccomando, oltre a essere ingrassato di 6 kg perché abbiamo mangiato su ogni tappa di quel benedetto treno, ancora oggi, se penso a quegli spezzoni del film, devo dire, mi commuovo. E riusciamo persino a commuoverci dopo tanti anni. Perché? Immaginatevi una stazione qualsiasi dei treni, una qualsiasi. Immaginatevi che questa locomotiva, che certo aveva delle tappe ovviamente prefissate, è tutto organizzato col millimetro, a me è capitato di vedere la documentazione dell'organizzazione di quel viaggio, qualcosa di maniacale come viene organizzato, per cui viene tutto studiato alla perfezione, chi deve fare cosa, chi deve dire cosa, come devono essere vestiti i soldati, con quali medaglie, dove deve fermarsi la locomotiva, per quante ore, per quanti minuti, a seconda dell'importanza della stazione. E poi certo c'è l'aspetto della propaganda. Il comitato per le onoranze funebri al soldato ignoto, che viene costituito a Roma da un comitato governativo, ha stabilito che a ogni stazione ci sia la rappresentanza per accogliere e celebrare. Quindi ci sono i bambini delle scuole che portano i fiori, ci sono le rappresentanze dei veterani, i reduci. Beh, credetemi, non serviva. Non serviva perché... perché questo ce lo dicono gli stessi membri del comitato, che non ci volevano credere. Non serviva perché a ogni singolo chilometro di quel viaggio ci sono migliaia di italiani che aspettano. Non ci volevano credere, anzi a un certo punto si spaventano pure, ricordiamocelo, sono italiani degli inizi del XX secolo. Questi appena vedono una folla, già gli scatta l'embolo della folla pericolosa. Quindi si spaventano, cominciano a chiamare carabinieri, dovete blindare le stazioni. Ma come blindare? Avete detto che devono accoglierlo. Non si fidano. È certo che non si fidano, è 2 anni che gli italiani si sparano addosso. Ogni volta che vedi una folla in piazza, normalmente ti immagini che scoppi la Terza Guerra Mondiale in piazza San Siro a Milano. No, ma questi italiani invece non vogliono spararsi addosso. Per la prima volta da quando è finita la guerra, gli italiani si trovano a decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia. A Roma quel giorno sono più di 500.000, e 500.000 che sono sparsi davanti al Vittoriano, che vabbè che è una bella piazza, Piazza Venezia, ma non è così grande, si trovano in masse compatte e non si sfiorano, non si toccano, non si aggrediscono. Sono lì per piangere, sommessamente, ma per piangere. E quindi immaginatevi, una stazione, la prima che vi viene in mente, immaginatevi che la locomotiva rallenti, che attorno a quella locomotiva si crei una ressa di persone che vogliono toccare il treno. Immaginatevi che una madre regga un bambino piccolo, orfano, di guerra, non ha mai visto suo padre. Suo padre è morto in guerra e non si sa dov'è. Lo sollevi e gli dica, tocca la bara di papà. Porco boia. Vi giuro che a rivederlo ancora mi commuovevo persino io. Non sono scene facili da vedere, non perché ci sia nulla di truculento, ma perché è qualcosa che tocca profondamente le corde emotive, le nostre, dopo 100 anni, figuriamoci quelle degli italiani di quei giorni. E questo certo è l'arrivo, siamo tornati al punto di partenza della nostra chiacchierata. Dopo 5 giorni di italiani che toccano quel treno, che gli gettano i fiori sopra, migliaia di reduci, ma persino delle guerre del Risorgimento, che fanno fatica a stare in piedi, ma aspettano nelle stazioni che passi il treno per mettersi sull'attenti.
madri che vogliono toccare quella bara, non possono, ovviamente è severamente proibito. Bambini piccoli che aspettano papà. Questo è il punto di arrivo. Ma per arrivarci siamo passati da qui. E guardate, nulla di tutto ciò che possiamo dire su quel viaggio lascia spazio minimamente alla fantasia, perché è tutto documentato, tutto. Ogni singolo minuto di quel viaggio di 5 giorni è stato fotografato ed è stato ripreso. Vi ricordate cosa avevamo detto all'inizio? È l'Italia che è entrata nell'era delle comunicazioni di massa. È vero. Ci sono cineprese dovunque. Ci sono macchine fotografiche dovunque. E ogni singolo metro di quel lungo viaggio funebre, perché quello che è un corteo funebre, vede non solo la partecipazione di una straordinaria massa di persone, ma la documentazione. Per quello il viaggio del Milite Ignoto è uno straordinario racconto. Intanto è un racconto degli italiani tra gli italiani. Se qualcuno non sapesse assolutamente nulla della storia italiana di quegli anni, riuscirebbe a capire molto solo guardando quegli spezzoni, i costumi, la posizione degli uomini, persino la divisione in partiti, ovviamente non è che sono tutti angeli, c'è anche chi cerca di sfruttare il palcoscenico. In alcune stazioni gli squadristi si conquistano la prima fila a spintoni e bastonate per essere i primi che salutano il Milite Ignoto, perché noi siamo i figli prediletti della patria. Ci sono i vecchi reduci garibaldini, ci sono ancora vecchi con la camicia rossa che si presentano in stazione, sorretti magari dai figli e dai nipoti. Ci sono le madri, ci sono i ferrovieri che si mettono sulla tenti, ovviamente ci sono le rappresentanze militari. Tutto questo crea un racconto di una straordinaria emotività, talmente straordinaria che quando finalmente la bara con i resti del Milite Ignoto arriva a Roma e il viaggio in realtà tra gli italiani finisce, perché non finisce durante la sepoltura, finisce molto prima. Finisce quando il feretro viene traslato con tutti gli onori militari, prima dalla stazione alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, se avete più o meno dimestichezza con Roma, sta a 500 metri dalla Termini, ma ci mettono 6 ore per portare il feretro. Solenne, marcia, tamburi, il re che scorta a piedi il feretro. Io re, io monarca, sono la tua stessa altezza, eroe di tutti noi. Il re soldato che omaggia un soldato che poteva essere chiunque. Un contadino, un operaio, un socialista, perché anche i socialisti erano andati a morire. Da quel momento in avanti scatta l'ufficialità. Finisce il viaggio emotivo. Finisce il viaggio tra gli italiani, quelli sinceri che andavano lì non perché non gliel'aveva detto qualcuno, perché volevano rendere un omaggio a qualcuno che poteva essere il camerata che era morto alla loro sinistra sul tomatico, il ragazzo che è saltato per aria vicino a me sul Piave, il compagno che ho lasciato al di là dell'Isonzo quando siamo scappati dopo Caporetto. Poteva essere chiunque. Durante l'ufficialità è il potere invece che rappresenta se stesso, non gli italiani. Anzi, gli italiani non ci sono più. Guardate com'è la piazza davanti al Vittoriano il giorno dell'inumazione. Immaginate il feretro che parte da Santa Maria degli Angeli e percorre tutto quel lungo viale rettilineo, perché è una prospettiva. Da Santa Maria degli Angeli si vede il Vittoriano. Lo percorre lentamente, non c'è musica, è stata proibita. Si sentono solo i tamburi con i cordoni allentati che suonano la cadenza del rito funebre. Pom, pom, pom. Immaginatevi centinaia di tamburi e si sente solo quello in tutta Roma. E le rappresentanze militari, i reparti inquadrati, gli ufficiali in alta uniforme, il re con i corazzieri, il re che aspetta davanti al Vittoriano, davanti sopra le scalinate, nel cosiddetto sacello della Minerva, dove oggi è inumato il Milite Ignoto, e aspetta l'ultimo viaggio del soldato che poteva essere chiunque per omaggiarlo, per salutarlo militarmente e conferirgli visibilmente la medaglia d'oro, perché il Milite Ignoto viene decorato, ma è come se il re
decorasse qualsiasi soldato del suo esercito. C'è molta ufficialità, c'è molta pompa, certo, perché in quel momento sul Vittoriano è la monarchia e lo Stato che si mette in scena. Da questa foto non si può capire bene, ma lavorando negli archivi abbiamo scoperto che persino la disposizione sul Vittoriano era stata studiata in maniera millimetrica, nulla al caso. Se voi oggi salite sul Vittoriano, ci sono degli spazi pubblici su cui si può andare, altri sono riservati, ma per lo più un monumento visitabile, beh, scoprite che il monumento è veramente immenso, anche solo a salire la scala in una giornata d'estate non ve lo raccomando. Eppure quel giorno era gremito, decine di migliaia di persone dislocate in ogni ordine, come si diceva una volta, gremito in ogni ordine di spalti, e ognuno di loro aveva un posto preciso. C'era il re con la corte al centro, davanti al feretro del Milite Ignoto, attorno al re i ministri e i generali, gli ambasciatori e i deputati e i senatori e i rappresentanti delle associazioni, le dame di carità, la regina con le sue dame. Insomma, il Vittoriano diventa un grande palcoscenico. Un palcoscenico in cui si mette in scena, si rappresenta il potere. Chi è più importante? Il re, perché sta davanti al Milite Ignoto. E attorno al re, a cerchi concentrici, tutti gli altri. Chi è che non c'è? Non ci sono gli italiani semplici. Il popolo dove sta? Via, via, ai lati di Piazza Venezia. Voi fate disordine. Dai, cioè, abbiamo i reparti inquadrati, abbiamo i soldati, è bello, è tutto molto bello, tutto molto estetico. Non fateci turbare dal popolo che poi non si sa cosa vuole, magari è pericoloso. E infatti gli italiani sono esclusi da questa rappresentazione. Intendo gli italiani che non sono parte di qualcosa. Oh, poi ci sono anche delle assenze abbastanza curiose. Chi è che non c'è? Beh, non c'è Benito Mussolini. Ma come? Uè, leader del fascismo, leader del partito dei figli prediletti della patria, dove sei finito? Sta a Milano. Perché Benito Mussolini, che è un grande regista, non ha nessunissima voglia di fare il comprimario. E quindi non sta al centro di un rito che lui non dirige, perché di quel rito non dice una parola. Sta a Milano in una serie di riti collaterali, famosi eventi collaterali, se li sono inventati all'epoca, per cui c'è un corteo funebre anche a Milano, lui partecipa a quello perché è la sua città. Non c'è Gabriele D'Annunzio. È come non c'è il vate della patria. E dove è finito? Non lo vogliono, ci credo. Non più tardi di qualche mese prima gli hanno sparato cannonate addosso per farlo sloggiare da Fiume, non è che adesso improvvisamente lo ammettiamo al Vittoriano. Non ci sono i partiti. Oh, è vero che erano pochini all'epoca, Nel senso, i partiti sono un'invenzione recente, però ce n'erano almeno due, socialisti e popolari. Dove sono i partiti non sono lì, non vengono ammessi, perché non viene ammessa la massa, non viene ammessa la folla. Ci sono le donne, tante donne, proprio come riconoscimento del loro ruolo simbolico. Quindi idealmente il funerale del Milite Ignoto è un grande spettacolo teatrale in cui tutti gli italiani, come in una sorta di valzer, interpretano il loro ruolo attorno al baricentro simbolico del re. Funziona? Per un attimo sì. Pare che funzioni, cioè per un attimo gli italiani si ritrovano veramente pacificati, veramente concordi. Questo rito era stato pensato per ricostruire l'unità nazionale di un paese, te lo ricordo ancora una volta se non fosse abbastanza, da 2 anni era in piena guerra civile. Non una guerra civile larvata, con cui ogni tanto qualcuno sparava, no, una guerra civile in cui si usavano mitragliatrici e bombe a mano. Da 2 anni gli italiani si stavano massacrando a vicenda. Quel rito era stato pensato per pacificare quegli italiani, per dirgli siamo tutti fratelli e tutti noi ci riconosciamo in un unico fratello che è caduto per tutti noi. C'è del linguaggio molto religioso in tutto questo, È una specie di assunzione cristologica, l'idea che in fondo il Milite Ignoto è un santo che si è sacrificato per tutti noi. Martire lo dicono, Vengono chiamati così, martiri caduti per la patria, ma lui è qualcosa di più. È una specie di nume tutelare della nazione. Tutti noi dovremmo smetterla di odiarci e riconoscerci nel bene supremo che lui ci ha donato morendo. Funziona per qualche giorno. Veramente funziona. Ma non basta.
Non basta perché è arrivato troppo tardi. Non basta perché dopo 2 anni di guerra civile dire lui si è sacrificato per tutti noi non è più sufficiente. Non basta perché a quel punto c'è già chi pensa di conquistare il potere con la violenza. Perché lo Stato vecchio, l'Italietta vecchia liberale non basta più, è inadeguata. Noi vogliamo un'altra Italia, grande, imperiale, guerriera, rocciosa. Certo che omaggiamo il Milite Ignoto, è uno di noi. E in questo, devo dire, la farsa si inserisce nella solennità del funerale. Perché, come spesso capita ai fenomeni di successo, chiunque in quell'Italia che si spara addosso da 2 anni si intesta il Milite Ignoto. Vabbè, sui fascisti manco a dirlo. Siamo l'Italia di Vittorio Veneto, ergo lui sarà sicuramente uno di noi. I militari pure, è un soldato, ergo è uno di noi. I socialisti? Ma voi non eravate contro la guerra? Sì, però lui probabilmente è un proletario. Oh, il ragionamento in sé non farebbe una grinza, I soldati morti al fronte, a parte che possono essere veramente chiunque, erano per la maggior parte dei popolani. Quindi tecnicamente potrebbe benissimo essere un proletario, per carità, potrebbe essere anche un ufficiale figlio di una famiglia di nobili milanesi, ma potrebbe essere un proletario e quindi automaticamente un socialista. Guardate che i socialisti sfilano a Roma per rendere omaggio al Milite Ignoto. Questa è la cosa più paradossale dell'atteggiamento socialista dopo la guerra. Per 2 anni avete detto peste e corna di tutto quello che aveva a che fare con la Grande Guerra. Guerra sporca, borghese, imperialista, non dobbiamo celebrarla, non dobbiamo celebrare la vittoria, dobbiamo vergognarcene. Uno dei tanti problemi che fa scoppiare la guerra civile. E adesso mi omaggiate l'eroe di tutti noi? Sì e no. Come spesso capita ai partiti di sinistra, non riescono a tenere una posizione decente, né non ambigua nemmeno per 30 secondi. I socialisti, devo dire, il PSI, ne sono specializzati. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale dicono non aderire né sabotare, non si capisce cosa vuol dire, ma fondamentalmente non hanno una posizione. Anche perché, come spesso capita al Partito Socialista, sono 18 correnti e tutte si odiano a vicenda. Nel 1921 dicono, allora, la posizione ufficiale del partito è che noi non aderiamo alle celebrazioni. Tuttavia, siccome potrebbe essere un proletario, allora se volete andare a rendere omaggio andateci pure, non ci arrabbiamo. Risultato? In quella folla che viene tenuta ai margini, a Piazza Venezia, quel giorno, ci sono centinaia di migliaia di veterani che sfilano con il fazzoletto rosso e la medaglia al valore. Tanto per dire che non è che il fascismo avesse veramente il monopolio dell'identità patriottica. Centinaia di migliaia di veterani valorosi entreranno nelle file del Partito Socialista subito dopo la guerra. Ci sono i popolari. Oh, la posizione dei popolari è fantastica, devo dire, è quella in assoluto più brillante. Il funerale del Milite Ignoto è un rito religioso, e fin qua hanno ragione. In quanto rito religioso, richiede la partecipazione e la benedizione delle gerarchie religiose, e anche su questo non si sbagliano. Il rito funebre è un rito laico, ma viene benedetto dalle gerarchie cattoliche per tutto il viaggio. Comincia la Basilica di Aquileia, sosta la Basilica di Santa Maria degli Angeli, che fino a prova contraria sono 2 chiese non sconsacrate, e viene benedetto con l'aspersorio circa 12 di volte in 5 giorni. Benedettissimo, quella salma. Quindi, come dire, la proprietà transitiva che è fantastica. Quindi, il Milite Ignoto è per forza un cattolico, che, statisticamente parlando, potrebbe anche essere vero, stiamo parlando dell'Italia del 1921, erano tutti cattolici, in buona parte pure credenti e in massima parte devoti. Quindi, logicamente, ci sta. È come dire, l'aspetto politico della faccenda che è interessante. Essendo lui cattolico, sicuramente, poteva anche essere un valdese, un ebreo, qualsiasi cosa. Essendo lui sicuramente cattolico, lui è la dimostrazione che bisogna superare il fossato tra Stato e Chiesa. E che la Chiesa deve tornare ad avere un ruolo di guida morale. È fantastico come ragionamento. È perché se lo intestano tutti. E perché se lo intestano tutti? Per quello. Perché il viaggio del Milite Ignoto è il più grande racconto di successo dell'Italia appena entrata nell'età delle masse. E siccome è di successo, tutti
vogliono intestarsela. Ed è un racconto che funziona così bene, ma così bene, che a 100 anni di distanza non solo non siamo ancora capaci di commuoverci su quelle immagini, ma siamo ancora capaci di credere che quella tomba, tumulata nel complesso monumentale che ormai tutti chiamano semplicemente la tomba del Milite Ignoto, ci siamo dimenticati qual era la sua origine. Ecco, quella tomba è ancora capace di essere il cuore dell'identità nazionale. Lo è in senso ufficiale, certamente, è ancora il luogo in cui si tengono le cerimonie più commoventi, più partecipate, in cui il Presidente della Repubblica va a rendere omaggio al Milite Ignoto, che è un po' come rendere omaggio a ognuno di noi, perché è ancora il figlio di ognuno di noi. Cioè, quel soldato senza nome, grazie a quel viaggio e alla fine di quel viaggio, è riuscito a essere un simbolo così evocativo, così potente, da infischiarsene di chi l'aveva messo lì, del regime che l'avrebbe celebrato non tanto entusiasticamente per 20 anni, perché non era un simbolo fascista, del passaggio da monarchia a repubblica e, in fin dei conti, capace di infischiarsene del passaggio di tutti i governi e di ogni stagione politica. Perché era un italiano e continua a essere ricordato solo perché era un figlio degli italiani. Grazie.